In Veneto sono 350.000 gli anziani che hanno più di 80 anni e per il 64% sono donne. Sono stati le prime vittime del Covid, ma per figli e nipoti rimangono spesso la prima risorsa. Secondo i dati dell'Istat diffusi in questi giorni, è boom di anziani nella nostra regione con un aumento enorme. Nel 1982, data dell'ultimo censimento, nel Veneto c'erano 62 persone con più di 65 anni ogni 100 giovani sotto i 14 anni. Oggi abbiamo 168 anziani ogni 100 giovani e gli ultra-ottantenni sono quadruplicati, passando da 90 a 350.000. Questo è un elemento per noi fondamentale, perché discutere di sanità, di welfare, di trasporti, di una città o comunque di un'organizzazione della vita legata a questa nuova esigenza per noi è fondamentale. Una situazione analoga in tutto il Veneto, con qualche eccezione. Che per esempio Rovigo e Belluno, le città un po' più piccole, abbiano dati ancora più eclatanti per quanto riguarda il numero di anziani in termini percentuali. A Padova, per esempio, sono 82.000 gli over 80. La società, insomma, è completamente cambiata. Solo nell'ultimo anno il numero di over 80 che sono aumentati sono di 2.380. Nell'ultimo quinquennio sono oltre 8.000. Quanto all'emergenza Covid, è sbagliato pensare che gli anziani siano solo un costo. Una delle filosofie che sta passando è che gli anziani sono inutili, che gli anziani costano molto. In realtà sappiamo che non solo non è così, ma in un momento drammatico come quello del Covid, gli anziani sono stati di grande aiuto per le famiglie, di grande aiuto per i figli, di grande aiuto per i nipoti. E quindi bisogna anche cambiare questo atteggiamento e questo approccio